Vai, grande bomba! FIFA! Oh! Affetta, come sta? Affetta la barba! No, no, è scherzare. Qua in America si rischia con la barba. FIFA, come stai? Come stai? Io bene, voi, piacere stare qui. Alla grande fenomeno, grande bombe. Come stai? Come ti trovi a Miami? Bene, bene, di meraviglia. Sto felice, tranquillo, rilassato. Ho trovato la serenità fuori il calcio. Bene, quello bene, bene. Ma ricordati che stasera tocco anche un tasto che della tua squadra, dell'Argentina e anche quella di Lelico contro la mia. Ricordati, non preoccuparti. Sì, perché lui è del Boca, Pippo. Ah, lui è, capito? No. Lui è del Boca. Io è un bostero, è un bostero. Io sono di Roman e del Boca. Io lo voglio bene che mi ha fatto fare il primo gol d'Europa. Parliamo di un genio, di un fenomeno. Pippo, domanda, perché hai deciso di andare in America a giocare? Tu potevi ancora giocare serenamente ancora 5 anni solo con la gamba sinistra, con la schiena. Perché io qua sui giornali con tutti ho sempre dichiarato, ho fatto anche, tra virgolette, in una trasmissione televisiva italiana, una guerra molto molto forte, che parlavano di Icardi. Dico no, amici, Higuain è uno ed è un fenomeno. L'altro è una roba diversa. Perché hai deciso di andare in America? Mi guarda, ti dico la verità, già non trovavo la grinta giusta, la serenità, come dicevo, fuori calcio, no, non mi trovava niente di più di dare. E un vostro amico e un grande amico mio, come Buffon, mi ha detto: il giorno che non senti ese quel fuoco dentro di andare a allenare e di sentire quella grinta per continuare a alti livelli, devi andare. Io già non la sentivo più, volevo stare calmo. Il calcio mi ha dato tanto, le ho dato tanto, ma era il momento di dire basta e venire a trovare una gioia, un divertimento, un calcio nuovo in una città che sinceramente mi ha sorpreso perché è meravigliosa. Allora, se dici così, hai fatto bene, Bomber, perché ha detto bene Gigi. Poi noi abbiamo giocato per tanti anni a grandi livelli. Se arrivi a un certo punto che sei stanco, devi cambiare, no? Quindi l'America, secondo me, è il posto più bello che c'è per andare a giocare nell'MLS. Sei andato a Miami, che io ho vissuto 5 anni, è il posto più bello che c'è in America. Il clima, sì, è fantastico, senza dubbio. Belli, stai tranquillo, fai quello che vuoi. E hai si fatto sta bene. Come l'MLS? Sì. È un campionato forte, no? Impegnativo. Te dico la verità, io pensé che giocavo con la sigaretta qua. No. e ho fatto fatica. Ho fatto fatica perché è un calcio duro. In questo tempo ho imparato che è simile al calcio italiano, perché io credo che nel calcio spagnolo e inglese che ho giocato, per l'europeo forse è più facile trovarsi. In Italia ho scoperto che se non conosci bene il campionato lo soffri, è coeguale, è un campionato che lo devi conoscere. È nuovo, sono forti fisicamente e se non hai una base americana nella squadra è dura. Guarda, tutte le squadre che vincono qua hanno una bella base americana che conoscono il campionato da anni e io ho sofferto. Ora sto imparando a conoscerlo, però si fa fatica se non stai bene fisicamente. Ricordati che tu non soffrirai mai, perché se tu hai voglia di giocare a 60 anni giochi ancora. Perché qui, adesso qui parlano, è Lukaku, parlo di Giacomo. Questi, confronta a te, tu giochi solo con un occhio così bendato e la gamba sinistra. Fidati, che io ho avuto la fortuna di giocare con te e ho avuto veramente
mi hai impressionato, avevi 20 anni, 20, poi ho visto che sei diventato ancora più forte, però tu in questi 15 anni sei stato uno dei migliori centravanti a livello mondiale, e questo te lo dico io, non ho interesse a dirti delle cazzate, io dico la verità, tu sei stato un fenomeno. Anto, ma grazie, ci racconti, Anto, come ha fatto, ci racconti come gli hai fatto fare gol? Com'è stata la giocata del gol? Ma che è la giocata quella da al Pipa? No, ma allora io me la ricordo come se fosse ieri. Però spero che te la racconto tanto. Del derby, Pipa? Del derby. Al Calderone. Io ero fuori da 5 mesi, fuori rosa. Perché avevi 15 kg anche in più. No, ma pure 20. Avevo pure 20 più. Arrivo a un certo punto e mi ricordo ancora, la settimana prima ero fuori, che avevo anche fatto i tatuaggi, ero tutto bendato, così. Allora, erano due o tre infortunati, c'era Van Nistelrooy infortunato, Ronaldo era andato via, mi butta dentro a 20 minuti dalla fine, arriva a un certo punto, fa la centrocampo, Guti batte veloce, io vedo arrivare dietro Perea, il colombiano, con l'esterno io me la porto sulla parte dentro il campo e l'ho imbucato, lì poi ha risolto lui il problema, è andato allo scontro col difensore centrale, con Secastro, bravissimo, ha vinto il contrasto, ma lui aveva già capito prima la situazione, e avanti a Leo Franco senza guardare ad incrociare, boom, e abbiamo vinto lo scudetto, ma ripeto, bravo. Pipa, io quando dico veramente, io continuo a dire, loro lo possono dire, quello che tu hai fatto 15 anni, a me vengono i brividi per il fenomeno che eri, come calciavi, come driblavi, come raccordavi la squadra. Ma è la grande scuola calcio del River, Antonio. Ma ancora? Tu non lo sapevi, Anto. Ma allora, tu non lo sapevi che il Pipa è stato uno dei primi giocatori 9 che pensava e giocava da 10? Ma non lo sai tu. No, che lui giocava da 10 lo so, perché io quando io mi fermavo a tirare fuori dal limite dell'area con Ronaldo il fenomeno, Van Nistelrooy e Pipa, volevo andare spogliatoio io. Ma allora c'era Ronnie, che secondo me il centravanti, Pipa, tu puoi dirlo, che era una roba diversa dal mondo intero. Poi c'era Ruud Van Nistelrooy, che calciava benissimo, ma lui quando è arrivato aveva quasi 20 anni, ma aveva una personalità e una qualità a calciare una roba pazzesca. Infatti poi è andato via Ronaldo, Van Nistelrooy è andato via, chi ha giocato per 7 anni lì ha fatto più di 150 gol, caro Lele, Bobo e Nick, è stato il mio amico Pipa, e a Real Madrid fare quei gol lì, quella differenza lì, non è per tutti, o sei un fenomeno oppure a Madrid mandano via tutti. E lui era un fenomeno. È duro giocare al Bernabeu, eh? Mamma mia, si è dura. C'è pressione lì, eh? Fai un passaggio indietro e fischiano, cioè, immagino. Se giochi lì puoi giocare in qualsiasi parte del mondo con la sigaretta. Oh, Cristian, Lele, Nico, ho una storia con Antonio che al di là di io... Non si può! No, dai. Ammirarlo da quando sono arrivato, per me è stato uno dei giocatori più forti che ho giocato, però penso che lui si voleva di più, poteva fare di più. Però una storia che lì l'ho ammirato di più. Eravamo allenamenti con Capello facendo una partitella e se le cade un pendente a terra e ha fermato l'allenamento. Bonita la cerca del Lechino, non volevo allenare più per quello che costava. Ma normale! Finito a cercare! Capello ci ha mandato a correre dopo! È vero, ma questo l'avevo dimenticato! Lì te ho amato, dico, ho fermato l'allenamento per un orecchino e numero uno. Tutti a cercarlo, Anto, dovevano cercarlo tutti! Ha portato pure il secondo allenatore a cercarlo, Italo! Non avevo una mucca dentro un bagno, Italo! Anto, ma dimmi una cosa, Anto, che valore aveva quell'orecchino? Vai tranquillo, tanto siamo 35. 100.000! No! Lele, hai capito bene!
io da quel giorno là, poi l'abbiamo trovato e Pippo non ho mai più giocato con l'orecchino, perché mi sono fermato, ho detto ragazzi fermiamoci, troviamo l'orecchino altrimenti non ci allena. E così è stato. E Capello ha detto ok va bene, nel frattempo voi correte, io stavo lì a attaccare. Dov'è l'orecchino? Chi l'ha trovato? Anto, ti ricordi chi l'ha trovato? Qualcuno che l'ha trovato, non lo so, perché lì quello più povero era ricchissimo. Me l'hanno trovato. Daniele, ma tu sai che Antonio era ingestibile? È ingestibile era. No, Pippa, io sono bravo, vero? No, però aspetta, Cristian, ho un'altra bella. Ecco. Albergo... eravamo in albergo e io era giovanissimo. E guardava quello che mangiavano i più forti, dico, quelli che erano già... Forti. E Anto lo guardava e dico, minchia, mangia bene Anto. Dico, bene, questo è l'altro. Dopo andava in camera e che te diga lui che faceva. Io quando sono arrivato là, è vero, Lele, io sono arrivato là, cosa facevo? Ovviamente c'era io, Pipa, Ronaldo, Van Nistelrooy e da un lato, poi gli spagnoli si mettevano dall'altro lato e si parlava. Io cosa facevo? Mangiavo lì insalata, robe semplici, poi mi veniva la fame, facevo portare al cameriere le brioche, i latte macchiati, su. Io mi svegliavo il giorno dopo, c'avevo una panza, sembrava un uomo. Numero uno. Scusa un po', ma vi pesavano Anto, quindi vi tenevano anche lì controllati? Capello, ogni giorno, Capello, stava lì, con gli occhiali suoi, quanto pesi? Un etto in più, un etto in meno. Mamma mia. Scusa, Ronny, che cazzo gli facevano? Era Ronny in multa. A Ronny l'ho fatto pesare un giorno, ti ricordi? Che per sorpresa le ho detto, Ronny, alla bilancia. No. E poi quando Ronny si doveva pesare, a parte che si pesava lui e l'allenatore secondo, noi non sapevamo quanto lui pesava. Lui andava e gli chiedevano, Ronny quanto pesi? A uno diceva 80, a uno 93, a uno 85, dava i numeri all'otto, dava. Mamma mia, che bello. Ci siamo tanto divertiti, però bello. Però sei mesi siamo stati. È vero. Però voi... abbiamo vinto. Avete vinto, Pippo, perché avete fatto voi qualcosa di importante. È veramente, io mi sono tanto divertito. Ho giocato con una squadra e io sono stato fortunato che mi hanno preso in una squadra con dei fenomeni dentro. Significa che, come hai detto te prima, se non ero un cretino potevo fare qualcosa in più, però sono felice lo stesso. Sì, è la mia opinione, sì. Sì, per ma è la verità. Per quello che eri, sì. Pippa, anche il tuo presidente lì adesso, David, ragazzi, io l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di signore. Conoscerlo. Un ragazzo eccezionale, di una umiltà unica. Io mi ricordo che c'erano 2-3 mila persone al giorno a vedere allenamenti. Lui si fermava lì, non rifiutava un autografo. Una persona favolosa, fantastico, veramente. Un giorno le ho fatto un pestone, così le facevo una unghia nera. Era impossibile, sì, no. Era perfetto. No, bravo, è vero. Poi, le dovevo fare un pestone per farle avere qualcosa male. No, ma Pippa, la cosa che incredibile, quando mi chiedono, ma come Beckham? Allora, lui veniva in ciabatte, in abito, in accappatoio. Come voleva, poteva. Era perfetto sempre. Noi ci vestiamo così, dicono, va. Anto, ci credo che faceva 2000 foto, 1800 erano tutte fighe vere. Allora, lui a parte che è una persona seria, il problema sai cos'è? Che arrivava a un certo punto, io all'epoca ero single e andavo per i cazzi miei, io cosa facevo? Andavo a fare il guardone lì, guardavo se eventualmente veniva fuori qualcosa, non mi cagavano, guardavo solo lui e basta. Com'è lì? E vi segue sempre lì con voi? Adesso sta a Londra, però ogni tanto viene, sì. Ma è una, come ha detto Anto, è una persona fantastica. Io ho avuto la fortuna di giocare con lui 6 mesi anche, ma è una persona fantastica. A parte arrivava con il capello, quello che sembrava che avevi caca qua dietro. Sì. Ma no, alla grande le stava.
me lo metto io, mamma mia. No, se lo mettiamo io e te, Pippa, ci cacciano via di casa noi. No, ci danno moneta alla strada.